Bentornati alla Libreria Istituti Nuovi per un nuovo appuntamento con la classifica dei libri più letti e delle novità più interessanti che potrete trovare in libreria. Partiamo dalla classifica. Posso già anticiparvi che avremo un podio tutto nuovo, quindi arrivate fino in fondo. Alla posizione numero 10 troviamo Finché il caffè è caldo di Kawaguchi Toshikatsu. Incredibile, l'ho detto giusto al primo chuck. La caffetteria giapponese capace di realizzare un radicale cambiamento tra i suoi avventori avrà effetto anche su di voi? In nona posizione scende Flora di Alessandro Robecchi con una nuova indagine per Carlo Monterossi. Flora De Pisis, la regina della TV del dolore, è stata rapita. Toccherà a Carlo destreggiarsi tra le esose richieste dei rapitori, l'agitazione dell'opinione pubblica e la pressione dei media, in un giallo davvero coinvolgente. Alla numero 8 troviamo Lui e Sophie, la nostra storia. I Me contro Te tornano in libreria per la gioia dei più giovani con un nuovo e coloratissimo fantalibro e ci raccontano la loro storia ricca di inediti segreti mai svelati. Scaliamo la classifica, in settima posizione incontriamo, proprio lui, l'inesauribile Cambiare l'acqua ai fiori. Sulla breccia, praticamente da quasi 2 anni, Perrin Valéry ci ha regalato una lettura dall'insolita ambientazione che emoziona e che scalda il cuore. Indubbiamente spinto dai recenti avvenimenti d'oltremanica, entra per la prima volta in classifica e guadagna la sesta posizione il libro Elisabetta per sempre regina, scritto da Antonio Caprarica, il maggiore esperto italiano della Casa Reale. Questo libro è un vero e proprio documento che ci porta alla ricerca dell'Elisabetta segreta, dei sentimenti, dei sogni, dei tormenti nascosti dietro la maschera che da sempre offre ai sudditi e ai media. Perde il primo posto e scende alla numero 5 Gli occhi di Sara, di Maurizio De Giovanni. Un nuovo capitolo per l'impenetrabile e misterioso ex agente segreto che ci permetterà di scoprire il suo lato più umano e rivelare, almeno in parte, il suo passato. Altra nuova entrata in quarta posizione. Appena fuori dal podio troviamo La canzone di Achille di Madeline Miller. Avete presente Troia con i suoi scenari di guerra, sangue, la morte, la violenza e le stragi? Bene, dimenticate tutto e preparatevi a seguire il racconto di Achille e Patroclo partendo da due giovani, prima amici, poi amanti e infine anche compagni d'armi, destinati a concludere la loro vita sulla pianura troiana e a rimanere uniti per sempre con le ceneri mescolate di una sola preziosissima urna. Tutto nuovo anche il podio che andiamo a scoprire. Sul gradino più basso incontriamo l'antidieta. Per raggiungere e mantenere il tuo peso naturale bastano poche e semplici abitudini. Il periodo è quello giusto e ci porta direttamente alla prova costume. Tra le mille più diete che ci vengono proposte spicca l'antidieta, un prontuario di buone abitudini alimentari e di suggerimenti da mettere in pratica ogni giorno. Medaglia d'argento per Alabama di Alessandro Barbero, che ci porta dentro la guerra di secessione americana, alle origini della prima grande lacerazione tra abolizionisti da una parte e schiavisti dall'altra. L'eccidio raccontato tra queste pagine diventa un racconto trascinante e inarrestabile, attraverso gli occhi dell'unico sopravvissuto. Barbero scava nella storia americana per dare un senso alle tensioni degli ultimi tempi. Con un bel rullo di tamburi di sottofondo scopriamo la nuova numero 1, Per tutto il resto dei miei sbagli. Un romanzo di Camilla Boniardi. All'esordio come scrittrice, Camilla rende le sue esperienze di vita materiale trasversale e universale da condividere. Ci racconta di Marta, studentessa 25enne, quotidianamente alle prese con un senso di ineguatezza e di inferiorità, e del suo slancio alla ricerca dell'immagine che tutti hanno di lei. Una storia d'amore che racchiude le insicurezze e timori di tantissimi giovani dei nostri tempi. Passiamo ora alle nuove pubblicazioni in libreria. È uscito il 29 aprile il nuovo romanzo di Javier Cercas, Indipendenza, pubblicato da Guanda. Il poliziotto Melchor Marin, esempio di integrità morale e appassionato dei miserabili, torna protagonista nella sua Barcellona a pochi anni dalla morte della moglie, Olga,
dovrà affrontare una nuova insidiosa indagine che lo costringerà ad entrare nelle stanze del potere politico, dense di cinismo, corruzione e ambizione incontrollabile. La sindaca di Barcellona viene ricattata con un vecchio scandaloso video e toccherà a Melchor scoprire se il tentativo fa parte di un più ampio progetto criminale. Considerando i risvolti personali che verranno affrontati e svelati nel romanzo, consigliamo questo libro solamente dopo aver letto Terra Alta. Passiamo ora a Nick Bradley, che ci presenta il suo esordio per le strade di Tokyo, edito da Nord Edizioni. Tokyo è una metropoli dinamica in continua evoluzione, eppure in mezzo a tanta frenesia è possibile trovare ancora una piccola bottega, il cui titolare tatua i propri clienti ancora con aghi e inchiostri tradizionali. Il lavoro più strano e insolito lo porterà a tatuare una rappresentazione fedele di Tokyo completamente deserta. Un lavoro di mesi in cui lui inserirà autonomamente una piccola gattina calica. Incredulo, scoprirà che la sua giunta si sposterà ad ogni seduta. Come la gatta che fugace si aggira realmente per le strade della città e che lega con un filo invisibile i destini di tutte le persone che incontra. Il romanzo, ispirato alla leggenda giapponese del Beckeneko, vi condurrà tra le strade di Tokyo illustrando personaggi solo apparentemente slegati gli uni dagli altri. Per l'ultima novità ci attrezziamo da scalatori e iniziamo l'avventura con La Montagna Nuda. Il 26 febbraio del 2016, con Simone Moro e Muhammad Alid Sattpara, Alex Ikon, tutti nomi semplici oggi, conclude la sua salita invernale del Nanga Parbat, la Montagna Nuda, uno degli 8000 più difficili e pericolosi. Una sfida a dir poco provante, la sola forza di volontà non è sufficiente per tornare a casa. Bisogna imparare a prevedere il pericolo e agire d'anticipo, perché nel momento in cui ti trovi di fronte al problema, anche ammesso che te ne accorga, è già troppo tardi. In questo libro Alex racconta quell'avventura ricca di pathos e l'esperienza devastante che ha vissuto 2 anni dopo, quando accorse al Nanga Parbat per guidare le ricerche di Daniele Nardi e Tom Ballard, dispersi sullo sperone Mammeri. Siamo arrivati alla conclusione di questo appuntamento. Se hai raggiunto queste parole e questo momento, avrai un bel bonus a batterti sulla spalla. Tutta la mia stima e la mia gratitudine. Vi invito quindi a seguire il nostro canale YouTube cliccando sul nostro logo e vi ricordo che ci trovate anche su Instagram e Facebook. Non mi rimane altro che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Ciao!